With a turn of a knife and a twist in the plot, Death Trap is everything it's not. Amici, bentornati in Cinemarte. Questa volta vi presentiamo un film particolare, un po' rimasto nell'ombra, Trappola Mortale, Death Trap, 1982, genere giallo, regia di Sidney Lumet con Michael Caine e Christopher Reeve, Diane Cannon. Andiamo a vedere la recensione. Da una commedia di Ira Levin, un giallo in una stanza con pochi interpreti e suspense anche meno. Sulle prime l'idea funziona. Sidney Michael Caine, uno scrittore fallito i cui fasti sono ormai lontani. Dopo l'ennesimo flop a teatro si accorge che una bozza speditagli da un allievo, Christopher Reeves, del corso dove insegna, ha le potenzialità per diventare una pisse di successo. Dal momento che il giovane gli ha annunciato di aver imparato tutto da lui, Sidney lo invita a casa dove vive con la moglie, Cannon, e progetta di farlo fuori per appropriarsi del manoscritto e attribuirsene la paternità. Uno spunto frequentemente utilizzato nel giallo che però qui funge solo da motivo scatenante per una sequenza interminabile di ribaltamenti di situazione. Quando scatta il primo della serie, tuttavia, si avverte immediatamente la sensazione dell'artificio. Benché la regia di Lumet sia sapiente come di consueto, sia difficile immaginare un interprete migliore di Michael Caine per un personaggio come il cinico Sidney, il fascino dell'intrigo si scioglie presto come neve al sole, lasciando spazio a espedienti teatrali che fanno da contorno a un gioco delle parti raramente convincente. Ci si era già messa la medium ficcanaso, Worf, a intaccare parzialmente la purezza dell'intreccio, ma è solo dal colpo di scena gay in avanti che si percepisce quanto la frivolezza del tutto mal si sposi con gli intenti iniziali. La sovrapposizione tra la realtà dell'azione e la simulazione della stessa nella vicenda produce un continuo susseguirsi di rimandi stucchevoli, imbalzi interminabili tra la sceneggiatura del giallo scritto dal giovane Anderson e Christopher Reeves e quella del film stesso. È questo che appesantisce una fase centrale via via sempre meno interessante, destinata a condurci verso un finale in linea in cui ormai ogni credibilità è sacrificata sull'altare della stupefazione a ogni costo. È merito soprattutto del cast, oltre a Caine anche Reeves e la Cannon si rivelano assolutamente in parte. Se il film si fa comunque seguire con un certo gusto, l'ironia in aumento invece anziché aggiungere fascino, paradossalmente ne sottrae. Cinemarte ha presentato Trappola Mortale, Sidney Lumet, Christopher Reeve, Michael Caine. Andiamo a riscoprire questo film. Buona visione da Cinemarte.